a confessarvi con lui di un amore che allora non era proprio senile da parte mia, ma insomma aveva metà dei miei anni, non ridere. Una fera mascalzona. E mi sono confidato con quest'uomo, no? Questo. E lui mi disse che aveva lo stesso problema, lo stesso problema. Lui era innamoratissimo di una ragazza. E non è mai riuscito, ha detto, lo posso dire, sì, tanto ormai non è notizia purtroppo che possa essere storicizzata, non sono riuscito mai a sfiorarlo, anche No, ma di più, scusami se ti interrompo, dicono che il suo romanzo non scritto, che si doveva chiamare Doppio Legame, e che era il sistema periodico della chimica organica. Lui ha scritto il sistema periodico della chimica inorganica. E quest'altro libro si sarebbe dovuto chiamare Doppio Legame, che è un legame della chimica, okay? Ed è un legame della chimica organica. Lui ha iniziato a scriverlo, esistono alcune pagine di questo romanzo, c'è chi le ha lette, Marco Bertolitti ha potuto leggere, ma anche altri hanno potuto leggere, però per il momento Sì, sono... Lorenzo Mondo mi pare che l'abbia detto Esatto, anche. esatto. E in cui pare che ci sia il racconto di questa storia d'amore, di un chimico che spiega a una donna perché la frittata può agrumarsi l'uovo, che è chimica organica. Quindi questa è una cosa del tutto, Capito? ma Cioè, lui plausibile, plausibile. viveva questa impotenza dell'amore, Ma come la chiamava lui. però lì ci sono... Allora, un'altra interpretazione è stata quella che i torinesi si ammazzavano. Avese, lui... Salgari, i torinesi si ammazzavano, gli suicidi tra i letterati torinesi, come tra i calabresi, ce ne sono stati tanti. E dice: noi mai tutti i torinesi si ammazzano, quindi c'è Non anche, ha il ma caso che era una città del diavolo, Torino. e però c'è un'altra Ma cosa. figurati se lei ripensava Primo serio. Levi ha sofferto di una malattia di cui io sono stato colpito, e molti noi ci hanno sopassato in mezzo, si chiama depressione, ragazzi. Cioè, ci passi in mezzo, e quando sei lì in mezzo può darsi che ne esci di qua o può darsi che ne esci di là. Non sappiamo nel suo A me caso. Ora preme fare una tornate domanda. calabresi, se no vi Sì. disturbo No, sui invece, primorelli. no. A Questo me è come premerebbe dire. fare una domanda sia a te che a me. Certo. Cioè, parto dal presupposto che Francia, poi vieni qua per favore. sei l'espressione della estrema libertà autenticità. Vabbè, qua deve rispondere lui più che io. Voglio dire questo. Arrivato a una certa età, ammesso che abbia un problema fisico, deve andare a finire in ospedale. Quindi rischi di dare un numero rispetto a quella che è la sua identità e libertà. Posso subentrare il discorso? Sì, nella povera gente, in uno come Primo Levi no, perché No, no, adesso comunque se andavi in in ospedale, generale, per esempio, uno come lui lei veniva rimane comunque restare. Come per esempio il fattore, il privilegiato. fatto che aveva problemi per la deambulazione. Su questo lo ha con causa insieme a Non tanti credo, altri. non credo. Guarda, rileggi, tu hai scritto un libro su Zappone. Domenico Zappone era uno scrittore di Palmi, un giornalista e scrittore di grande livello, che purtroppo è stato sempre trascurato. E si è suicidato anche lui. Ma nel caso suo, se tu hai fatto un libro, lo sai meglio di me. Se vai a vedere, era quasi congenito come dire, il corteggiamento al suicidio in tutti i suoi scritti. Sì. In tutti i suoi scritti, guarda, io non li ho letti tutti come te, ma la parte che ho letto mi ha fatto sempre pensare: questo è candidato al suicidio. Ho fatto 3 giorni prima di scrivere la presolita, devo trovare su. Poi devo Esatto, hai capito? Quindi, seminare altri amici. ci sono anche le nature. Da disposizione. E poi una cosa che mi ha meravigliato, tu ci sei stato prima di me, a volte mi dite, quando sono andato la prima volta a parlare con la moglie, lui era già morto, sembrava un santo angelo, quindi con la moglie non ho avuto un rapporto tra parallelo, tra No, altre coppie, cioè no. come se fossero state inglobate in una Ma questo ci sacralità, riporta a forse Levi anche, una vedi? sacralità che entrava avvocato. Due pagine. Questo Sì, di Levi, di Levi, due pagine di Levi. benissimo. Credo che lui, non io, è lui, stanno qua, sono sue. Su questo concetto di essere Simile mummificati in senso estruso, sì, positivo. esattamente, esattamente. Allora, ci sono questi due ricercatori che vanno a studiare i lemming e vanno a studiare una popolazione del Sud America inventata, ma esiste una popolazione simile, esistente, lui li chiama gli Arunde, in Sud America ci sono gli Aranda, va bene? Vanno a studiare questo popolo dove c'è un alto tasso di suicidi e si domandano perché, cercano di
trovare il modo per fermarli, per bloccare il suicidio di massa. I due ricercatori si domandano, sono marito e moglie, Anna e Walter. Chi vuol fare Anna? Io faccio Walter. Sono una donna. Qualcuno ha l'altezza. Ecco, voglio chiamare. Fatti fare Anna. Che onore. Non parlo di società, però. Inizi tu, eh? Tu sei Anna. Parliamo. Massa. Perché un essere vivente dovrebbe voler morire? E perché dovrebbe voler vivere? Perché dovrebbe sempre voler vivere? Perché, ecco, non lo so, ma tutti vogliamo vivere. Siamo vivi perché vogliamo vivere. È una proprietà della sostanza vivente. Io voglio vivere, non ho dubbi. La vita è meglio della morte. Mi sembra un assioma. Non è mai avuto di dubbi, sì, sincera. No, mai. Quasi mai. Hai detto quasi mai. Sì, lo sai bene. Dopo che è nata Mary. È durato poco, pochi mesi, è stato molto brutto. Mi sembrava che non ne sarei uscita mai, che sarei rimasta così per sempre. E cosa pensavi in quei mesi? Come vedevi il mondo? Non ricordo più. Ho fatto di tutto per dimenticarlo. Dimenticare cosa? Quel buco, quel vuoto, quel sentirsi inutili, con tutto inutile intorno, annegati in un mare di inutilità. Soli in mezzo anche alla folla, murati vivi in mezzo a tutti murati vivi. Smetti per favore, lasciami stare. Tieni sulle questioni generali. Vediamo, senti, proviamo così. La regola è questa, che ognuno di noi uomini, ma anche gli animali, e sì anche le piante, tutto ciò che è vivo lotta per vivere e non sa perché. Il perché sta scritto in ogni cellula, ma in un linguaggio che non sappiamo leggere con la mente. Lo leggiamo però con tutto il nostro essere e obbediamo al messaggio con tutto il nostro comportamento. Ma il messaggio può essere più o meno imperativo. Sopravvivono le specie in cui il messaggio è inciso profondo e chiaro, le altre si estinguono, si sono estinte. Ma anche quelle in cui il messaggio è chiaro possono avere delle lacune. Possono nascere individui senza amore per la vita, altri lo possono perdere per poco o molto tempo, magari per tutta la vita che gli resta, e finalmente, ecco, forse ci sono, lo possono perdere anche gruppi di individui, epoche, nazioni, famiglie. Sono cose che si sono viste, la storia umana ne è piena. Bene, c'è una parvenza d'ordine adesso, ti ci stai avvicinando. Ma adesso devi spiegarmi, anzi, devi spiegarti come questo amore può sparire in un gruppo. Penserò dopo. Adesso volevo ancora dirti che fra chi possiede l'amore di vita e chi lo ha smarrito non esiste un linguaggio comune. Lo stesso evento viene descritto dai due in due modi che non hanno niente in comune. L'uno ne ricava gioia e l'altro tormento. Ognuno ne trae conferma per la propria visione del mondo. Non possono aver ragione tutti e due. No, in generale, lo sai. E bisogna avere il coraggio di dirlo. Hanno ragione quegli altri. I Lemming? Facciamo pure così, chiamiamoli Lemming. E noi? Noi abbiamo torto. E lo sappiamo. Ma troviamo più gradevole tenere gli occhi chiusi. La vita non ha uno scopo. Il dolore prevale sempre sulla gioia. Siamo tutti dei condannati a morte, a cui il giorno dell'esecuzione non è stato rivelato. Siamo condannati ad assistere alla fine dei nostri più cari. Le contropartite ci sono, ma sono scarse. Sappiamo tutto questo, eppure qualcosa ci protegge, ci sorregge e ci allontana dal naufragio. Che cos'è questa protezione? Forse solo l'abitudine a vivere che si contrae nascendo. Secondo me, la protezione non è la stessa per tutti. C'è chi trova difesa nella religione, chi nell'altruismo, chi nell'ottusità, chi nel vizio, chi riesce a distrarsi senza interruzione. Tutto vero. Potrei aggiungere che la difesa più comune, ed anche la meno ignobile, è quella che sfrutta la nostra essenziale ignoranza del domani. Vedi, anche qui c'è simmetria.
Questa incertezza è quella stessa che rende la vita insopportabile ai lemmini, tutti gli altri. La volontà di vita è qualcosa di profondo e confuso, qualcosa in noi e insieme accanto a noi, separato dalla coscienza, quasi come un organo che di norma funziona in silenzio, in disciplina, ed allora è ignorato. Ma può ammalarsi o atrofizzarsi, essere ferito o amputato. Allora si continua a vivere, ma male, con fatica, con dolore, come chi abbia perduto lo stomaco o un polmone. Mettere in evidenza quali possono essere i motivi per non suicidarsi.